Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al TG10, vertenza ENI in apertura del telegiornale. Continuano i blocchi sulle strade di accesso alla città da parte degli operai dell'indotto dello stabilimento ENI. Dopo la chiusura della raffineria e il mancato avvio della riconversione, il Consiglio Comunale sta con i lavoratori, vediamo. La politica non può e non deve assistere, deve agire e far sentire la propria voce. La vertenza ENI gela fa registrare la netta presa di posizione da parte del Consiglio Comunale. I consiglieri infatti hanno deciso di stare accanto agli operai dell'indotto dello stabilimento che da 3 giorni e 2 notti si trovano sulle strade di accesso alla città, direzione Catania e Licata, con una sit-in di protesta al fine di rivendicare il loro diritto al lavoro dopo la chiusura della raffineria e la sua mancata riconversione in Green Refinery, così come stabilito dall'accordo siglato a Roma il 6 novembre del 2014. Si chiedono dunque interventi immediati. La polveriera indotto è pronta ad esplodere da un momento all'altro. Lo avevamo già detto e scritto mesi addietro. Bene, oggi è arrivato il momento veramente di scendere in campo perché non possiamo perdere l'ultimo treno che sta passando. Il Consiglio Comunale in autofinanziamento, cioè vuol dire con i soldi nostri, stiamo portando presso la zona antistante Enimed dei gazebo per far sì che rimaniamo lì convocati in Consiglio Comunale straordinario, urgente e permanente. Rimarremo lì sino a quando non verranno rimossi i blocchi. La vertenza Gela oggi non si può abbandonare per nulla. Noi dobbiamo essere i promotori di quello che è il futuro della nostra città. Tutte le evoluzioni positive che dovevano esserci col protocollo d'intesa non ci sono state. Quindi oggi riteniamo che ci sia una città che rischia parecchio e che rischia il suo futuro. Dal governo nazionale non è arrivato nulla, tutte le cose che dovevano arrivare sono rimaste solamente sulla carta, non è arrivato assolutamente nulla. Noi ci vogliamo assumere la responsabilità oggi di guidare la città in questa durissima vertenza. Vogliamo essere da collante tra tutte le categorie. E questo non può farlo che il Consiglio Comunale, che rappresenta lo Stato, rappresenta i cittadini. Quindi da oggi inizia un'altra storia nei rapporti che c'è con l'ENI, nei rapporti col Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto nei rapporti col Governo nazionale. Troppe promesse, pochi fatti. Si chiama vertenza Gela, in realtà io la chiamerei vertenza di un comprensorio che fa riferimento a Gela, e quindi è chiaro che tutte le parti devono essere invitate. Come Consiglio Comunale abbiamo pensato di poter coinvolgere intanto tutte le categorie della città, gli ordini professionali e le scuole, ma anche tutti i comprensori, perché è giusto che il comprensorio possa essere presente. Devo dire che sono stati i primi loro a chiedere di essere la disponibilità appunto ad intervenire, interverranno venerdì mattina. È una vertenza che non può esaurirsi in questi giorni, è una vertenza che durerà nel tempo e che deve durare fino a quando si risolva. E i sindaci dei comuni di Gela, Niscemi, Caltanissetta, Piazza Armerina, Acate, Vittoria, Butera, Mazzarino, Riesi, Delia, congiuntamente a CGIL, CISL, UIL, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato, CNA, Consorzio, Gela Centro si appellano al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana al fine di evitare la morte di un intero comprensorio composto da circa 250.000 abitanti, centinaia di commercianti, imprenditori, artigiani. Si chiede un intervento urgente al fine di ottenere quelle certezze indispensabili per avviare le azioni di mitigazione della grave crisi territoriale, misure straordinarie e derogatorie al fine di contenere il mutato scenario occupazionale attraverso ammortizzatori straordinari a copertura di chi è uscito fuori dal mercato del lavoro fino all'avvio dei cantieri previsti dal protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014, strumenti urgenti per la sospensione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, tutti gli operatori economici e procedure prioritarie per la finalizzazione delle autorizzazioni dei progetti industriali e di bonifica sia in ambito regionale che nazionale. Infine, un'interlocuzione diretta con il governo centrale al fine di aprire un tavolo di concertazione e riferimento alle attività dell'accordo di programma per la riqualificazione e riconversione industriale relativamente all'indirizzo politico-strategico che lo stesso governo vuole dare al futuro di Gela e di tutto il comprensorio. Sentiamo. I sindaci del comprensorio, Confcommercio, Confindustria, CNA, associazioni di categoria, ci siamo riuniti
perché non è un problema di un singolo sito produttivo, non è solo un problema dei lavoratori dell'indotto, non è un problema di tutti degli abitanti di Gela, ma è un problema di un'intera comunità, di un intero territorio che si trova in una situazione di grave disagio. È un territorio che di fatto viveva grazie al cuore pulsante di un'industria che non c'è più e che si trova in forte difficoltà. Per questo tutte le forze sociali, tutti gli amministratori di quest'ampia zona dove ci sono circa 250.000 abitanti, oggi ci siamo uniti qua proprio al Palazzo di Città di Gela, che è il luogo dove l'ENI ha deciso di smettere la propria attività, per firmare un documento congiunto da inviare al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Renzi e al Presidente della Regione Siciliana Crocetta, per rappresentare le grandi difficoltà che ha questo territorio e per mettere davanti alle loro responsabilità le figure istituzionali che hanno il potere di decidere del futuro di un territorio. Quindi in modo unitario stiamo chiedendo con forza che la politica finalmente sia presente su questo territorio per dare quelle soluzioni che da troppo tempo stiamo aspettando e che ancora oggi non riusciamo a vedere. ENI dice che il programma sottoscritto il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico è rispettato. I sindacati invece sostengono che si tratta di bugie. Vediamo. Gli impegni presi sono stati rispettati, le attività procedono in linea con quanto previsto e quanto dice l'ENI sulla vicenda Gela. ENI sottolinea che dalla firma dell'accordo sono stati avviati 53 cantieri tra le attività di produzione, di manutenzione e di risanamento ambientale con un investimento pari a 200 milioni di euro. Le risorse complessive dell'indotto impiegate nel 2015 sono state pari a 1.062 rispetto alle 900 unità previste nel protocollo, mentre quelle dirette sono attualmente 496 rispetto alle 400 previste per la raffineria di Gela. ENI ribadisce pure che l'avvio della costruzione della Green Refinery in linea con il programma è previsto per il primo trimestre 2016, previe autorizzazioni che si attendono entro il prossimo mese di febbraio, a fronte di istanze presentate nel luglio scorso in anticipo di 2 mesi rispetto al programma. Per quanto concerne il progetto di sviluppo offshore gas di Argo e Cassiopea, ENI sta procedendo con le attività di ingegneria con l'utilizzo di 70 ingegneri locali. Questo progetto è stato ritardato in attesa di pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Non ci stanno i sindacati. ENI e governo dicono continuano a non dire la verità. Se fosse vero quanto dichiarato dal colosso industriale, sottolineano, non avremo centinaia di lavoratori licenziati. Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania aggiungono che l'ENI quest'anno ha sospeso molte attività di intervento nei pozzi finalizzate al miglioramento della produzione del greggio, che avrebbero impiegato più di 100 unità lavorative dell'indotto e dei servizi per più di 6 mesi. Questa attività è inserita nel cronoprogramma denominato ottimizzazione della produzione ed esplorazione, attività previste nel 2015 e che sono state sospese anche nel 2016. Così come sono state sospese molte attività di ingegneria a Gela, Bronte, Ragusa, Gagliano, dove lavorano le aziende dell'indotto storico di raffineria. Ma dove sono questi 53 cantieri? Forse nel comunicato pensavano ai cantieri in Iraq? Sono i quesiti che si sono posti i 3 rappresentanti sindacali. Nel protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 si legge, tra l'altro, che l'inizio della costruzione della piattaforma è indicata nell'ottobre del 2015 e siamo a gennaio 2016. Altro elemento inquietante, dicono i sindacati, è che il Ministero dell'Ambiente non utilizza lo stesso metodo autorizzativo per i vari siti presenti in Italia, determinando un gravissimo ritardo nel dare l'ok alla valutazione di impatto ambientale. CGL e CISL e UIL inoltre sottolineano che per altre raffinerie green il Ministero ha emanato una deroga ai fini della riconversione dell'impianto, come per esempio Marghera. Su Gela invece serve un nuovo e complesso iter autorizzativo che ha creato ritardi nel progetto di riconversione. Perché due pesi e due misure? Dipende dall'interesse politico? Dove sono le garanzie del governo in merito all'iter autorizzativo per il rispetto del protocollo? Il governo, dicono le sigle sindacali, si affretta ad avviare i processi di sburocratizzazione per agevolare l'avvio delle attività. Gela, con la sua storia industriale, può essere recuperata solo con l'avvio immediato dei cantieri e con un intelligente accordo di programma che non può più attendere la firma del governo.
Tutto ciò emerge anche dalle molteplici riunioni tra ENI e la categoria contrattuale di riferimento. E l'Associazione Pionieri e Veterani ENI della sezione di Gela si associa e condivide il disagio dei lavoratori del diretto e dell'indotto della raffineria. Nulla a distanza di oltre 16 mesi dalla visita a Gela del Premier Renzi è stato ancora fatto. Il sito industriale ENI di Venezia, dice l'associazione, ha attuato la riconversione in poco più di un anno. Gela invece attende ancora le autorizzazioni, come se ci trovassimo in un altro stato. I politici di oggi, si legge ancora nella nota, al contrario di Enrico Mattei, non riescono a mantenere il lavoro dove c'è, mentre riescono con disinvoltura ad eliminarlo in pochissimi giorni. E il focus Gela è seguito con particolare attenzione dal prefetto di Caltanissetta. Solidarietà ai lavoratori che protestano è stata manifestata anche dal presidente onorario della Federazione Antiracket e Antiusura, Tano Grasso. Sentiamo. Io sto seguendo con i miei uffici a tutti i livelli in prefettura. Oggi infatti alle 4 sarò alla presidenza della regione per questo primo step di riunioni che riguardano questo focus su Gela. È saltato il tentativo di mediazione con i sindacati per sciogliere i blocchi. Ovviamente il tentativo per me, che sono il prefetto, andava fatto, ma è chiaro che nessuno di noi, anche noi, io dico rappresento un'istituzione, nessuno di noi sconosce o non è consapevole del fatto della gravità della situazione che riguarda Gela, quindi diciamo che stiamo comunque continuando a mediare e soprattutto cercando di ottenere tutti ai propri livelli e ai livelli massimi i migliori risultati per dare delle risposte concrete a questa città. Questa crisi che riguarda il mondo legato all'indotto del petrolchimico è una crisi che mette in ginocchio l'intera economia e quindi io ne approfitto per fare sentire ai lavoratori di questo mondo la vicinanza forte dell'Antiracket, il nostro sostegno, la nostra partecipazione. Qui il problema è l'auspicio che i soggetti istituzionali, dal governo nazionale al governo regionale, intervengono con autorevolezza per sostenere questa battaglia e dare una positiva soluzione. Dunque, da un lato il minore potere di acquisto dei cittadini va a peggiorare ancora le condizioni economiche dei commercianti e dall'altro la criminalità potrebbe acquistare nuove fette di mercato? No, la criminalità io non credo che possa acquistare fette di mercato qui a Gela nel momento in cui ci siamo noi. La forza dell'associazione Antiracket non è solo stata quella di aver portato centinaia di persone a denunciare, ma di essere un presidio. Cioè è molto difficile, le lo dico francamente, pensare che Gela possa tornare a 15-20 anni fa. Oggi il risultato è un risultato irreversibile, irreversibile. A quel livello non si può più tornare, su questo mi sento quasi sicuro di poterlo dire. Intanto, a distanza di pochi giorni dalla richiesta di chiarimenti arrivata dai componenti della Commissione Ambiente e Sanità del Comune di Gela, giunge la risposta di Rosario Amarù, presidente di Confindustria Centro Sicilia. Proprio Confindustria ha pubblicato un avviso in cerca di eventuali aziende interessate ad investire nelle aree dismesse. Virginia Farrugge e gli altri componenti della Commissione Ambiente avevano sottolineato come nell'avviso non si facesse riferimento ad interventi di bonifica che precedessero l'eventuale insediamento nelle aree a disposizione. L'avviso in questione ha natura meramente esplorativa circa la sussistenza di eventuali manifestazioni di interesse ad investire nelle aree disponibili ubicate nel sito di proprietà della raffineria di Gela da parte di imprese interessate, scrive Rosario Amarù nella nota recapitata alla Commissione. Ciò consente di poter tenere conto della vostra richiesta di precisazione nelle successive fasi del percorso di affidamento delle suddette aree, in piena conformità alle normative vigenti in materia di bonifica con riferimento ai soggetti responsabili delle attività di bonifica. Adesso ci occupiamo dell'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Antiracket di Gela. Sorge in corso Vittorio Emanuele, assente il presidente nazionale della Commissione Antimafia, Rosi Bindi, che aveva invece assicurato la sua presenza. Sentiamo.
C'era grande attesa per l'onorevole Bindi, che però ha disertato. Non ce l'aspettavamo, io l'ho saputo 10 minuti fa, perché fino a ieri era tutto concordato. Sicuramente ci saranno stati dei motivi gravi, anche sicuramente questione di sicurezza. Comunque oggi sono venuti lo stesso tutti i vertici della FAI, il nostro commissario straordinario anti-racket Santi Giuffrè, che per mezzo di lui e quindi con il fondo PON sicurezza abbiamo potuto ristrutturare la nostra sede e in più ampliarla con un'altra che si trova al pian terreno. È un bel sito, un salone che useremo ora per aumentare le nostre attività, soprattutto con le scuole, stavolta fare venire gli studenti presso la nostra associazione, che me lo chiedevano sempre. Presidente, con quale spirito riparte da questa nuova sede? Allora, con lo spirito che sarà la seconda sede nazionale, questa è una novità in assoluto. La sede, come lo sapete, è a Napoli, questa sarà la seconda sede nazionale della FAI, quindi con lo spirito che avremo qui tutti i rappresentanti della Sicilia, le associazioni anti-racket della Sicilia potranno usufruire della nostra nuova sede. Grazie al PON Sicurezza è stato possibile rilanciare l'attività dell'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano Agela con una nuova sede. Sì, è importante i contributi che l'Europa destina per il riscatto del Sud, sono in questo caso positivamente utilizzati e certamente contribuiscono a infittire quella rete di solidarietà sociale, quel rafforzamento dell'associazionismo, che sono la chiave di volta per meglio contrastare il crimine e sottrarre queste realtà meridionali alla piaga della criminalità. Giornata importante, continuano le attività dell'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano e si riparte da una nuova sede. Sì, che è una cosa importante perché è un bene confiscato, quindi ha questo valore aggiunto ed è un bene confiscato, ripristinato, ristrutturato grazie ai fondi del PON Sicurezza, quindi grazie a un finanziamento dell'Unione Europea. Tutte queste cose danno ulteriore forza alla presenza già autorevole, prestigiosa dell'associazione anti-racket su questo territorio. 10 anni fa noi eravamo in una situazione qui, in questa vostra città, in cui era difficilissimo mettere insieme 3-4 commercianti. 10 anni dopo abbiamo a Gela in assoluto la realtà dell'anti-racket più importante del nostro paese, con centinaia di commercianti che hanno denunciato, che si sono esposti, che collaborano, quindi un grande passo avanti, un grande salto di qualità. Stamattina è una nota positiva, l'associazione Giordano non solo per Gela ma posso dire per il grande significato, il grande valore, il lavoro che ha fatto, ha un significato che va oltre Gela, è importante per la Sicilia e per il mondo anti-racket in generale. Ha questa inaugurazione ed è un connubio tra le iniziative e la sede significativa che avrà questa associazione e anche, diciamo, l'attività che continua a svolgere e i risultati che ha ottenuto sul territorio di Gela. Quindi è un'importante testimonianza a cui vogliamo dare atto all'associazione Giordano, al suo presidente. Siamo qua anche con i vertici nazionali dell'anti-racket, c'è il commissario appunto straordinario, per renderne appunto merito di questa attività. Ne insorgono i commercianti, temono che si possa ritornare agli anni bui degli anni 80 con i racket delle estorsioni, cioè laddove perde lo Stato vince la criminalità. Ma noi ci batteremo con tutte le forze perché ciò non accada mai e non accada più. Dopo tanto lavoro, dopo tanto impegno delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni, vorrei dire della società civile che appunto a Gela ha avuto e ha un ruolo fondamentale e significativo in tal senso, non possiamo pensare di ritornare agli anni bui. Con quali sentimenti oggi lei è presente? Con un sentimento di grande partecipazione intanto, con la coscienza di voler riproporre una promessa, ce la siamo scambiata 10 anni fa, quasi 11 ormai, di poter essere insieme, collaborare e aiutare chi ha la difficoltà, perché ancora ci sono le difficoltà, però questa associazione è un grande successo e quindi dobbiamo rendere partecipe la cittadinanza a questo successo, sempre.
Quattro città in Sicilia hanno effettuato una scelta chiara e bisogna al più presto concludere tutto l'iter nel rispetto e nell'interesse delle popolazioni coinvolte, più in generale degli enti intermedi e della Sicilia stessa. È quanto sottolineato ieri dai componenti dei comitati per lo sviluppo dell'area gelese, pro referendum Piazza Armerina, Liberi Consorzi Niscemi e Consulta di Niscemi, all'assessore regionale delle autonomie locali Luisa Lantieri. L'incontro è servito a fare il punto della situazione, avere risposte in merito alla conclusione dell'iter di adesione alla città metropolitana di Catania, avviato mesi fa, anche alla luce delle problematiche che si stanno registrando a seguito della rimodulazione in corso di alcuni servizi e strutture regionali che ancora oggi non tengono conto delle scelte effettuate da alcuni comuni dell'isola atte a cambiare la geografia siciliana. La regione, in mancanza della ratificazione delle scelte effettuate da Gela, Piazza Armerina, Niscemi e Licodia Eubea, continua a legiferare al passato, causando una gestione errata dei territori e dei servizi ad essi connessi. Il tutto causando equivoci e malcontenti, come ad esempio per i beni culturali o per la revisione territoriale delle condotte agrarie, oppure la mancata revisione territoriale delle ASPO, degli ATO. Ci sono liberi consorzi, si legge ancora nel documento, che dovranno programmare il futuro sapendo che dovranno fare a meno di alcune città, mentre la città metropolitana di Catania non può ancora includere nei suoi servizi o nella programmazione futura le tre città che hanno invece deciso di aderirvi. L'assessore Lantieri ha rassicurato i componenti dei comitati promotori dell'adesione alla città metropolitana di Catania, sposando l'urgenza manifestata e rendendosi disponibile ad accelerare i tempi per la conclusione di una scelta voluta fortemente dalle popolazioni dei tre comuni interessati. Si svolgerà mercoledì 27 gennaio prossimo alle 10.30 nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela la presentazione del libro Verginità rapite di Ismaele Selmanai Leba. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del Giorno della Memoria, un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. I saluti iniziali saranno affidati a presidenti del Club Services e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Saranno presenti l'editore del libro Salvo Bonfirraro e l'autrice. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è a cura degli alunni della seconda B del liceo Eschilo di Gela. Saranno esposte opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo. Si chiama Erasmus Plus KA2, si tratta del progetto dedicato alla mobilità studentesca in Europa, presentato nell'aula informatica della scuola Ettore Romagnoli di Gela. Prima tappa degli alunni dell'istituto scolastico, diretto da Sandra Cicolone, tra pochi giorni sarà la Polonia. Il progetto è altamente innovativo e di carattere scientifico. Questo per noi è un motivo di grande gioia, perché contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa e fa vedere come veramente la Romagnoli investa tantissimo sull'Europa, investa tantissimo sulla formazione globale dei suoi studenti, investa tantissimo sul fare scuola in maniera innovativa. Nel corso dell'iniziativa gli studenti e il team docente coinvolti nel progetto hanno illustrato il lavoro svolto sulla meteorologia ed i cambiamenti climatici in Europa. Abbiamo cercato di far capire che cosa succede con i cambiamenti climatici nella nostra realtà, quindi nel nostro territorio. Noi abbiamo fatto dei laboratori pomeridiani con i ragazzi dove abbiamo costruito una stazione meteo con dei prodotti anche semplici, perché i nostri alunni devono imparare a conoscere, quindi a misurare il vento, l'acqua, quindi le piogge e anche la temperatura, in modo da poter registrare questi dati e capire noi stessi in che cosa consiste il cambiamento climatico. Al progetto partecipano anche una scuola tedesca, una lituana, una polacca, una francese ed una portoghese. Il progetto è anche relativo alla tecnologia informatica ed è in qualche modo collegato alla nostra idea di rendere questa scuola una scuola digitale. Abbiamo realizzato un sito che stiamo implementando, su cui andranno a confluire tutti i risultati del lavoro degli studenti. Il primo gruppo di studenti incontrerà i propri partner in Polonia dal 3 al 10 febbraio per un primo incontro di progetto che riguarda appunto la mobilità studentesca. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela, Giovanna Palazzolo, ha deliberato di fornire i libri di testo delle classi prime della scuola media in comodato d'uso per l'anno scolastico 2016-2017 alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche debitamente documentate attraverso il modello ISEE. Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi.
Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sono aperte le iscrizioni per i nuovi aspiranti volontari e pionieri della pubblica assistenza Pro Civis di Gela, diretta da Luca Cattuti. I volontari del soccorso si impegnano personalmente in un servizio di solidarietà per la propria comunità. Sono componenti attivi di una organizzazione integrati in un sistema organizzato quale quello del soccorso sanitario e della protezione civile. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile recarsi presso gli uffici di via Ossidiana 23 ogni giorno dalle 19.30 alle 20.30 oppure chiamare il numero 0933 93 83 12 o ancora inviare una mail all'indirizzo p.a.procivis@tiscali.it. Sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio. Il corso di formazione pratica e teorico proseguirà poi per 18 mesi. Sono aperte anche le iscrizioni per far parte dell'Associazione di Volontariato Santa Lucia Soccorso di Gela. Per informazioni bisognerà rivolgersi alla segreteria in via Ettore Romagnoli al numero 78, il numero di telefono 349-7899-796. Una giornata dedicata interamente alla cittadinanza con la visita dell'edificio e dei laboratori dei progetti realizzati dalla scuola nel corso dell'anno scolastico. Inglese, tedesco, arte d'immagine, scacchi, psicomotricità, alimentazione, sport ed informatica. Appuntamento al primo circolo didattico ex secondo di Via Feace a Gela, diretto da Adriana Quattrocchi. Come ogni anno abbiamo la nostra giornata dedicata alle famiglie, dedicata al territorio. Un open day che apre le porte per poter far vedere non solo i nostri spazi, i nostri laboratori, ma anche esprimere quello che è la nostra offerta formativa, che da quest'anno, con le novità legislative, non è più programmata per un anno scolastico, bensì per 3 anni. Con l'organico potenziato abbiamo potuto fare una progettualità creando delle priorità, perché tutte le attività sono formative per i ragazzi, però sicuramente abbiamo dovuto darci delle priorità. Le priorità dell'Antonietta Aldisio sono state quelle di recuperare e di fortificare le abilità di base di italiano, matematica e inglese e sicuramente potenziare e valorizzare le eccellenze. Tutto questo ovviamente con tutte quelle attività formative che si riescono a portare avanti tramite anche dei laboratori. Nel corso della manifestazione è stato possibile degustare alcuni prodotti preparati all'interno del laboratorio di alimentazione. Il Soro Optimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le dune gelesi, rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze del nostro territorio. Le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo. Saranno premiati i primi 3 classificati. Il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela. Adesso parliamo di calcio, ci occupiamo di sport. Domenica al Prestice Gela San Cataldese, un derby che vale la vetta della classifica del girone A del campionato di eccellenza. Vediamo. Avanti Gela, lotta col cuore, tutti allo stadio, vinci per noi, forza ragazzi. Sono alcuni dei passaggi che si leggono su numerosi striscioni preparati dai tifosi biancazzurri alla vigilia della sfida con la San Cataldese, prevista per domenica prossima al Vincenzo Presti, con inizio alle ore 15. Gli striscioni sono stati collocati in diversi punti della città, perché, lo abbiamo già detto in altre occasioni, la gara con i nisseni assume una rilevanza importantissima per il team presieduto da Angelo Tuccio. Le due squadre sono divise da 3 punti. Comanda la San Cataldese a quota 38. Vincendo, Pandolfo e compagni la raggiungerebbero in vetta alla graduatoria. Il pareggio per i gelesi servirebbe a poco e tutto rimarrebbe invariato. Ecco perché bisogna solo conquistare il successo. I biancazzurri dal tecnico Dodò Bruculeri si presenteranno all'appuntamento di domenica reduci dal pareggio di Alcamo che ha lasciato l'amaro in bocca. Il Gela infatti è stato raggiunto sull'1-1 a seguito di un calcio di rigore alquanto dubbio. Ma, per usare le parole dell'allenatore gelese, bisogna andare avanti e non piangere sul latte versato. Ogni partita ha una storia a sé e il risultato, volente o nolente, ne è la naturale conseguenza. Finora, davanti al pubblico di casa, il Gela ha sempre fatto bene, tranne in alcune occasioni in cui è mancato il guizzo vincente. Così come è accaduto nell'ultima partita casalinga con la Folgore, finita con il risultato di 0-0. La San Cataldese, nell'ultimo turno di campionato, ha battuto per 1-0 il Mazzara. In sostanza si affronteranno le squadre che fino al termine della stagione regolare combatteranno pallone su pallone per il salto di categoria in Serie D.
I nisseni hanno la miglior difesa del torneo con soli 9 gol subiti. I gioresi hanno un attacco stellare con 31 gol realizzati, 4 in meno rispetto al Dattilo Noir. 10 le partite vinte dal Gela, 5 pareggiate, 3 quelle perse. La San Cataldese invece finora ha conquistato 11 successi, pareggiando in 5 occasioni e perdendo in 2 circostanze. Siamo allo spettacolo, appuntamento col teatro oggi alle 18 e alle 21.30 all'Antidoto di Macchitella a Gela. Prevista la rappresentazione teatrale Don Chisciotte e San Ciupanza di Turi Giordano. Invece il Consiglio d'Egitto, l'appuntamento teatrale che si terrà all'Eschilo di Gela per sabato 23 gennaio prossimo alle 17.15 e alle 21.15 sul palco Enrico Guarneri per la regia di Guglielmo Ferro. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, Lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione. Vi ringraziamo per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti potete trovarli sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie a tutti, arrivederci.